Iniziamo questa pratica seduti con le gambe incrociate, schiena dritta, mani sulle ginocchia, ruotiamo le spalle indietro, mento leggermente rivolto verso lo sterno in modo da allungare bene la zona cervicale, chiudiamo gli occhi. Iniziamo a rilassare i muscoli del viso, le spalle, le braccia, rilassiamo le mani, le gambe. Lasciamo andare ogni tensione e piano piano cerchiamo di rendere il nostro respiro più profondo, più rilassato. Lasciamo andare ogni pensiero e portiamo la nostra attenzione al respiro. Cerchiamo di osservarlo, sentendo l'aria che entra attraverso le nostre narici. I polmoni che si riempiono, l'addome che si espande e poi sentiamo l'addome che si sgonfia, i polmoni che lasciano andare tutta l'aria e poi l'aria più calda e umida che esce attraverso le nostre narici. E cerchiamo di rimanere focalizzati sul nostro respiro, mentre prendiamo consapevolezza delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni. Se la mente si distrae, arriva qualche pensiero, riportiamolo al respiro, al momento presente. E poi da qui andiamo a portare le mani in preghiera davanti al petto, stoppiamo tra loro i palmi delle mani e riportiamo agli occhi la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, mi accarezzo il corpo e poi vado ad aprire i miei occhi sui palmi delle mani. Da qui riportiamo le mani sulle ginocchia, spalle rilassate, mento verso lo sterno, inspiro, orecchio destro, spalla destra, vado indietro, espirando, orecchio sinistro, spalla sinistra e torno avanti. Le spalle sono rilassate, spingono verso il basso e la testa, l'orecchio che si avvicina verso la spalla. Ne facciamo ancora uno. E poi quando arriviamo al centro invertiamo il verso della rotazione. Orecchio sinistro, spalla sinistra, vado indietro, espirando orecchio destro, spalla destra e torno avanti. Cerco di rimanere sempre con la schiena dritta, le spalle rilassate, la mia attenzione è sempre rivolta al respiro. Facciamo l'ultimo. E poi quando arrivo al centro torno su, mi riporto in posizione neutra. Da qui inspiro, braccia verso l'alto, sguardo verso le mani, le spalle sono sempre rilassate. Espiro, mani al tappetino, mento allo sterno, guardo verso l'ombelico. Inspiro, braccia verso l'alto, sguardo verso le mani, spalle rilassate. Espiro, mani al tappetino, mento allo sterno. Ancora tre. Seguendo il proprio respiro, cercando sempre di fare movimenti con consapevolezza. E gli ultimi due. E l'ultimo. Inspiro, torno su in posizione neutra, da qui vado a portare la mano destra a terra. Inspiro, braccio sinistro verso l'alto, espirando mi allungo verso destra. Gli ischi rimangono a terra sul tappetino, la spalla sinistra spinge indietro, allungo il braccio e la mano come se volessi afferrare qualcosa nella parete opposta e guardo verso l'alto da sotto l'ascella sinistra. Cerco di rimanere con la testa e collo in linea con la colonna, quindi non vado in avanti con la testa. Inspiro, torno su, braccia verso l'alto, espiro, sciolgo, mano sinistra a terra, inspiro, salgo con il braccio destro, il fianco che si allunga verso l'alto, espirando mi allungo verso sinistra, spalla destra spinge indietro, gli ischi rimangono a terra sul tappetino, sguardo verso l'alto da sotto l'ascella destra, cerco di aprire bene il petto verso il soffitto e sento tutto l'allungamento sul fianco destro. E poi inspiro, torno su,
Espirando, sciolgo. Da qui inspiro, braccia verso l'alto, incrocio le mani, le porto verso il soffitto, le spalle sono rilassate, le scapoline indietro di loro. Da qui inspiro, espirando, faccio una gobba con la schiena, spingo le mani e le braccia davanti a me, guardo verso l'ombelico. Inspiro, torno su, espirando, sciolgo, vado ad incrociare le mani dietro la schiena, inspiro, allungo, apro bene il petto, rimango qui per due respiri e poi espirando, porto le mani verso la zona, verso la zona lombare, spingo i gomiti in avanti e di nuovo faccio una leggera gobba con la schiena, guardo verso l'ombelico. Inspiro, vengo su, braccia verso l'alto, ruoto le mani verso il soffitto, espirando, spingo le braccia in avanti, mento allo sterno, guardo verso l'ombelico. Inspiro, torno su, espiro, vado ad incrociare le mani dietro la schiena, allungo le braccia, le allontano dal busto, il petto aperto, espirando, poggio le mani nella parte inferiore della schiena, i gomiti in avanti, faccio una gobba con la schiena e vado a ripeterlo un'ultima volta, quindi inspiro, vengo su, braccia verso l'alto, incrocio le mani, palmi verso l'alto, spalle rilassate, espiro, allungo le braccia davanti a me, mento allo sterno, guardo verso l'ombelico. Inspiro, salgo verso l'alto, espiro, vado ad incrociare le mani dietro la schiena, inspiro, allungo, stando le braccia, espirando, appoggio le mani sulla parte inferiore della schiena, gomiti in avanti, faccio una gobba con la schiena, guardo verso l'ombelico. E poi inspiro, torno su, braccia verso l'alto, espirando, sciolgo. Adesso di nuovo inspiro, salgo con le braccia verso l'alto, espiro, vado a portare la mano destra a terra, mano sinistra sul ginocchio destro, inspiro, mi allungo, allungo bene la busta, tutto il busto verso l'alto, spingo sulla mano destra a terra, espirando entro nella mia torsione, porto lo sguardo oltre la spalla destra, cerco di fissare lo sguardo in un punto a terra dietro di me, di rilassare il respiro. Le spalle sono in linea con le anche, quindi non vado indietro con il busto. Cerco di rimanere con la colonna dritta. E poi inspiro, testa torna al centro, braccia verso l'alto, espirando andiamo dall'altro lato, quindi mano sinistra a terra, mano destra sul ginocchio sinistro, inspiro, spingo sulla mano a terra, allungo bene la schiena verso l'alto e espirando entro nella mia torsione. Porto lo sguardo sulla spalla sinistra, fisso lo sguardo in un punto a terra dietro di me e rilasso il respiro. Poi inspiro, testa torna al centro, braccia verso l'alto, espirando sciolgo e mi vado a portare un po' di giovia sul tappetino, quindi mi sistemo con le ginocchia in linea con le anche, vado a portare i polsi sotto le spalle. Cerco di appiattire la schiena, quindi di non stare con la schiena curva, ma forte con l'addome, l'ombelico verso la colonna, cerco di togliere la curva della schiena. Le spalle sono attive, spingono verso l'alto, gli indici guardano in avanti, i polpastrelli fanno presa sul tappetino. Da qui inspiro, ombelico verso il tappetino, lo sguardo sale verso l'alto, espirando faccio una gobba con la schiena, mento allo sterno, guardo verso l'ombelico. Ancora, inspiro, ombelico al tappetino, sguardo sale verso l'alto, espiro, faccio una gobba con la schiena, mento allo sterno, guardo verso l'ombelico. Ancora tre, seguendo il proprio respiro. Mi inspiro ed espiro sempre dal naso e gli ultimi due. L'ultimo. Mi fermo al centro in posizione neutra, da qui inspiro, vado ad aprire la gamba sinistra lateralmente, vado a stendere la gamba destra, piede in linea con il ginocchio e poi forte con l'addome, ispirando, apro il braccio destro verso l'alto, il bacino spinge in avanti, cerco di formare un'unica linea con tutto il busto, mano che si allunga verso il soffitto,
Addome attivo, petto aperto, la spalla sinistra spinge, si allontana dall'orecchio, spinge verso l'alto. E da qui, forte con l'addome, inspiro, vengo su con il busto, allungo le braccia lateralmente, espirando, lascio andare la mano destra sulla gamba destra e allungo il braccio sinistro oltre la testa e vado ad allungarmi verso destra, cercando sempre di rimanere con il petto aperto, quindi non mi chiudo con il petto, ma il petto rimane aperto, il braccio è in linea con l'orecchio. E rilasso il respiro, rilasso il corpo. Inspiro, riallungo le braccia lateralmente, espirando con controllo, mano sinistra a terra, mi riporto nella panca laterale modificata, forte con l'addome, inspiro, espirando, porto la mano destra a terra, riallineo la gamba sinistra, sollevo la gamba destra dal tappetino. Da qui, forte con l'addome, inspiro, espirando, stendo il braccio sinistro oltre la testa, in linea con l'orecchio, guardo sempre verso il tappetino, zona cervicale allungata. Da qui, inspiro, espirando, gomito il ginocchio, inspiro, allungo il braccio, allungo la gamba, espiro, gomito il ginocchio, ancora 3, 2, movimento lento, controllato, seguendo sempre il respiro e facciamo l'ultimo, e poi inspiro, allungo la gamba, allungo il braccio, rimango qui per 2 respiri, forte con l'addome. Inspiro, espirando, mano e ginocchio a terra, vado a ripetere dall'altro lato, apro la gamba destra lateralmente, stendo la gamba sinistra, pianta del piede a terra, in linea con il ginocchio destro, da qui forte con l'addome, spingo il bacino in avanti, inspiro, apro il braccio sinistro verso l'alto, sguardo verso la mano in alto, cerco di formare un'unica linea con tutto il busto, le braccia in linea con le spalle. E da qui, forte con l'addome, inspiro, vengo su con il busto, apro le braccia lateralmente, espirando, lascio andare la mano sinistra sulla coscia sinistra, allungo il braccio destro verso l'alto, da qui, inspiro, mi allungo, sento tutto l'allungamento del fianco destro, espirando, mi allungo verso sinistra, cercando sempre di non chiudermi con la spalla, ma di rimanere con il petto aperto. Inspiro, riallineo le braccia tra di loro, espirando con controllo, mano destra a terra, mi riporto nella panca laterale modificata. Spingo bene il bacino in avanti, i glutei sono attivi. Da qui inspiro, espirando, porto la mano sinistra a terra, riallineo la gamba destra, sollevo la gamba sinistra dal tappetino in linea con il gluteo sinistro. Le spalle sono attive, spingono verso l'alto, l'addome attivo, inspiro, espirando, stendo il braccio destro oltre la testa. Da qui, forte con l'addome, inspiro, espiro, gomito il ginocchio. Inspiro, allungo il braccio, allungo la gamba, espiro, gomito il ginocchio. Ancora 3, 2, e l'ultimo. E poi inspiro, allungo il braccio, allungo la gamba, sto qui per 2 respiri, forte con l'addome. Inspiro, espirando, mano e ginocchia a terra, punto i piedi a terra, sposto le mani leggermente oltre le spalle, porto il sedere verso i talloni, testa tra le braccia, quindi le orecchie sono parallele alle braccia, guardo verso l'ombelico, con le mani faccio forza spingendo via il tappetino da me, le scapole si allontanano, stacco le ginocchia dal tappetino, spingo pancia aperta verso le cosce, espirando lentamente vado a stendere le gambe a portare entrambi i talloni verso il tappetino per portarmi nel cane a faccia in giù. E da qui inizio a piegare prima una gamba e poi l'altra, cercando di portare un tallone alla volta verso il tappetino. La testa è tra le braccia, lo sguardo alle caviglie e le ginocchia. Le spalle spingono indietro verso l'alto, tricipiti rotati verso l'esterno. E poi rimango con la gamba destra piegata, stendo la gamba sinistra, quindi tallone sinistro verso il tappetino. Pancia aperto che spingono verso le cosce, sguardo alle caviglie e le ginocchia. Inspiro, espirando, cambio, stendo la gamba destra, piego la sinistra, pancia aperta verso le cosce, sguardo alle caviglie e le ginocchia. E poi inspiro, piego entrambe le gambe, pancia aperta verso le cosce, e espiro, stendo. Lo facciamo ancora 2 volte, inspiro, piego,
espiro, stendo. E un'ultima volta, inspiro, piego, espiro, stendo. Rimango due respiri nel cane a faccia in giù. E poi inspiro, piego le ginocchia, guardo oltre le mani, espirando vado a stendere entrambe le gambe e continuando a guardare oltre le mani faccio tanti piccoli passi se riesco con le gambe tese per andare a portare i piedi tra le mani. Da qui vado a piegare le ginocchia, porto pancia aperta verso le cosce, la fronte verso le ginocchia, lascio andare la testa verso il tappetino, mi abbandono completamente alla gravità. Con le mani vado ad afferrare i gomiti opposti e vado ad ondularmi un po' a destra, un po' a sinistra. Mi lascio andare completamente, rilasso il corpo, rilasso il respiro. E poi mi fermo al centro, lascio andare le mani verso il tappetino, piego le ginocchia, pancia aperta verso le cosce, sguardo all'ombelico, inspiro e lentamente una vertebra alla volta vengo su, la testa è l'ultima a salire. Una volta che sono su, mi vado a portare a un piede di distanza dall'inizio del mio tappetino con gli alici uniti tra di loro, i talloni leggermente aperti, l'addome attivo, petto aperto, spalle e mani ruotate indietro. Da qui inspiro, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, le spalle spingono verso il basso. Espirando mi piego in avanti con la schiena dritta, apro le braccia lateralmente, vado a portare pancia aperta verso le cosce, mani al tappetino, fronte alle ginocchia. Mi chiudo completamente giù. Da qui inspiro, mani sulle tibie e le ginocchia, spalle lontane dall'orecchio, allungo la schiena, guardo verso un punto a terra davanti a me, espirando, piego le ginocchia, mani a terra, primo un piede, poi l'altro vado indietro e mi porto nella posizione della panca. Da qui vado a portare le ginocchia a terra, dorso del piede a terra, gomiti ruotati indietro, spingo, piego i gomiti vicino al busto e vado a portare il petto, mento a terra. Da qui scivolo con tutto il busto a terra, ruoto le spalle indietro, inspiro, vengo leggermente su, i gomiti sono stretti, espiro, vado giù, punto i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, sedere indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Sono due respiri qui. Testa tra le braccia, sguardo alle caviglie e le ginocchia, peso verso i talloni. E da qui inspiro, piego le ginocchia, guardo oltre le mani, espirando, prima il destro, poi il sinistro tra le mani, mi chiudo giù. Inspiro, mani sulle tibie e le ginocchia, allungo le schiene, spalle lontane dalle orecchie, espiro, vado giù, mi chiudo. Inspiro, schiena dritta, vengo su, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, spalle rilassate, espiro, mani in preghiera davanti al petto. Da qui vado a rilassare le braccia lungo i fianchi, mi riporto all'inizio del mio tappetino con gli alici uniti, addome attivo, petto aperto. Inspiro, braccio verso l'alto, guardo verso le mani, espiro, mi piego in avanti, pancia aperta verso le cosce, fronte alle ginocchia. Inspiro, allungo la schiena, spalle lontane dalle orecchie, espiro, piego le ginocchia, mani a terra, prima un piede, poi l'altro vado indietro, panca, ginocchia a terra, dorso del piede a terra, gomiti ruotati indietro, vado a portare il petto mento a terra. Da qui scivolo con tutto il busto a terra, ruoto le spalle indietro, inspiro, spingo via il tappetino da me, cobra, espiro, vado giù. Punto i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, sedete indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Da qui inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto, espirando vado a portarmi sulla punta del piede sinistro, richiamo il ginocchio verso il naso, faccio una bella gobba con la schiena, guardo oltre le mani, espirando vado a portare il piede destro tra le mani, porto il ginocchio sinistro a terra, da qui mano destra sotto la spalla destra, inspiro, apro il braccio sinistro verso l'alto, sguardo verso la mano in alto. Rilasso il respiro, sono due respiri qui. E poi inspiro, espirando, riporto la mano a terra, punto il piede dietro, inspiro, stacco il ginocchio, espirando, porto il piede destro indietro, panca, ginocchio a terra, dorso del piede a terra, gomiti ruotati indietro, petto mento a terra, scivolo con il bacino a terra, inspiro, vengo su per il cobra, inspiro, vado giù. Ponte i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, sedere indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Due respiri qui. Spingo bene il peso verso i talloni, pancia petto verso le cosce.
poi inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto, anche in linea tra di loro. Vengo sulla punta del piede destro, espirando, faccio una bella gobba con la schiena, richiamo il ginocchio verso il naso. Da qui guardo oltre le mani e vado a portare il piede sinistro tra le mani, ginocchio destro a terra, mano destra sotto la spalla destra. Inspiro, apro il braccio sinistro verso l'alto, sguardo verso la mano in alto. Due respiri qui. Inspiro, espirando, riporto la mano a terra, punto il piede dietro, inspiro, stacco il ginocchio, espirando, panca, ginocchio a terra, dorso del piede a terra, gomiti indietro, petto mento a terra, scivolo con tutto il busto a terra, ruoto le spalle indietro, inspiro, cobra, gomiti stretti vicino al busto, il bacino rimane a terra, espiro, vado giù, punto i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, sedere indietro verso l'alto, cane faccia in giù. Due respiri qui. Poi inspiro, piego le ginocchia, guardo oltre le mani, espirando prima un piede, poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù, pancia aperta verso le cosce, fronte alle ginocchia. Inspiro, mani sulle tibie e le ginocchia, allungo la schiena, spalle lontane dalle orecchie. Espiro, vado giù, mi chiudo completamente. Inspiro, schiena dritta, vengo su, braccia verso l'alto, sguardo verso le mani. Espiro, mani in preghiera davanti al petto. Rilasso di nuovo nel braccio lungo i fianchi e mi riporto all'inizio del mio tappetino. Da qui vado ad aprire i piedi a ampiezza delle anche, quindi questa volta saranno leggermente aperti. Porto le mani ai fianchi e inizio a portare il peso sulla gamba sinistra. Inizio quindi a alleggerire la gamba destra, mi porto sulla punta del piede destro e cerco il mio equilibrio guardando un punto a terra davanti a me. Le spalle sono aperte, il petto aperto, le spalle rilassate spingono verso il basso. Forte con l'addome, forte con la gamba di terra, il piede spinge via il tappetino da me. Da qui inspiro, vado a richiamare il ginocchio destro al petto. Una volta che ho trovato il mio equilibrio, mano destra, caviglia destra, spingo il ginocchio oltre la spalla destra e vado ad aprire il ginocchio lateralmente per andare a portare la pianta del piede destro a contatto con la coscia destra. Il ginocchio si apre di lato, pianta del piede che spinge contro la coscia spinge contro la pianta del piede. Le spalle sono sempre rilassate. Una volta che ho trovato il mio equilibrio, porto le mani in preghiera davanti al petto. Sto qui per due respiri, forte con l'addome, forte con la gamba di terra. Spalle rilassate, petto aperto, i gomiti che si aprono verso l'esterno, le mani che spingono una contro l'altra. Forte. Con il piede di terra che si radica a terra. E poi inspiro, riporto il ginocchio verso il petto. Da qui con controllo lentamente, espirando, piego il busto in avanti e vado a stendere la gamba destra dietro di me, parallela al pavimento. Il piede a martello, quindi punta del piede verso il basso, le anche sono in linea tra di loro, quindi l'anca destra si allinea all'anca sinistra, guarda verso il tappetino. Il busto si allunga, testa in linea con la colonna. Sto nel mio guerriero 3. Se voglio posso aprire le braccia lateralmente per avere una maggiore stabilità, per aiutarmi nel mio equilibrio, altrimenti rimango con le mani in preghiera davanti al petto. Da qui inspiro, espirando lentamente vado a portare la punta del piede destro a terra, vengo su con il busto, stendo le braccia verso l'alto e mi porto nel mio affondo alto. Il tallone spinge verso il tappetino. La gamba davanti è piegata a 90 gradi, ginocchio in linea con la caviglia. Le anche in linea tra di loro, quindi l'anca destra spinge in avanti, la sinistra indietro. Da qui inspiro, espirando, porto le mani a terra, piego il ginocchio destro, dorso del piede destro a terra. Da qui inspiro, spingo il bacino verso il tappetino, espirando, cammino indietro con le mani, vado a sedermi sul tappetino, ruoto la gamba destra in modo da andare a portare la pianta del piede destro a contatto con la coscia sinistra. Allungo bene la gamba,
destra davanti, sinistra davanti a me, punta il piede verso l'alto, mi sistemo con le spalle in linea con la gamba, inspiro, stendo le braccia verso l'alto, espirando mi allungo in avanti, vado a cercare con la pancia, il petto, la coscia, poi lascio andare le mani verso il tappetino e afferro quello che riesco, polpaccio, caviglia, esterno del piede, cercando sempre di appiattire la schiena, di unire le scapole indietro, le spalle rilassate lontane dalle orecchie, guardo verso la punta del piede. Ancora un respiro qui. E poi inspiro, mi allungo, espirando vengo su con il busto, con la mano destra mi aiuto a portare il ginocchio destro verso l'alto, porto la pianta del piede destro a terra. Lascio un palmo di distanza tra il piede e la gamba. Vado a portare la mano sinistra dietro che mi aiuta a spingere il busto in avanti. Allungo bene il busto verso l'alto, sollevo il braccio destro verso l'alto. Da qui inspiro, espirando mi allungo in avanti. Il peso è sul gluteo sinistro, quindi il gluteo destro è staccato dal tappetino. Mi allungo in avanti. Da qui, se sento che già sto lavorando e per me è già intensa questa posizione, con la mano destra afferro quello che riesco della gamba sinistra, quindi polpaccio, caviglia, piede. Altrimenti, se sento che posso andare oltre, mi allungo, ruoto il braccio destro dietro la gamba, quindi aggancio con il braccio il ginocchio, ruoto la mano verso l'esterno e poi ruoto il braccio sinistro dietro e vado a cercare con la mano destra la mano sinistra. Allineo le spalle in modo da essere in linea con la gamba, inspiro, mi allungo e espirando porto pancia aperto verso la coscia e fronte verso il ginocchio. La gamba a terra attiva, punta del piede verso l'alto. Ancora due respiri qui. Cerchiamo di non crollare con la testa, di non chiudere le spalle. Inspiro, vengo su con il busto, espirando, sciolgo l'intreccio delle mani, vado ad incrociare le gambe sul tappetino, porto le mani in avanti, inspiro, mi porto sulle ginocchia, mi riporto in quadrupedia, punto i piedi a terra, espirando, sedere indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Un respiro qui. Poi inspiro, espirando, vengo in avanti, posizione della panca, ginocchia a terra, dorso del piede a terra, gomiti rotati indietro, petto, mento a terra, scivolo con il busto in avanti, ruoto le spalle indietro, inspiro, cobra, gomiti stretti, espiro, vado giù, punto i piedi a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando, sedere indietro verso l'alto, cane a faccia in giù. Inspiro, piego le ginocchia, guardo oltre le mani, espirando, prima un piede e poi l'altro tra le mani, mi chiudo giù. Inspiro, mani sulle tibie e le ginocchia, allungo la schiena, guardo un punto a terra davanti a me, espiro, vado giù, mi chiudo. Inspiro, schiena dritta, vengo su, braccio verso l'alto, sguardo verso le mani, espiro, mani in preghiera davanti al petto. Rilasso le braccia lungo i fianchi, mi riporto all'inizio del mio tappetino. Di nuovo, apro leggermente i piedi, ampiezza delle anche. Questa volta vado a portare il peso sulla mia gamba destra e inizio a alleggerire la gamba sinistra. Le mani sono ai fianchi, il petto aperto, le spalle rilassate. Faccio presa con tutto il piede, comprese anche le dita sul tappetino, quindi mi radico bene al tappetino. Sento la spinta della terra verso il piede. Da qui inspiro, espirando richiamo il ginocchio sinistro al petto. Guardo un punto a terra davanti a me. Da qui, una volta col mio equilibrio, con la mano sinistra afferro la caviglia sinistra, vado a ruotare il ginocchio sinistro verso l'esterno e porto la pianta del piede sinistro a contatto con l'interno della coscia destra. Sento il piede che preme sulla coscia e la coscia che spinge sul piede. E una volta col mio equilibrio, porto anche le mani in preghiera davanti al petto. I gomiti aperti lateralmente, forte con l'addome. Guardo un punto a terra davanti a me. Inspiro ed espiro sempre dal naso. E poi inspiro, riporto
porto il ginocchio verso il petto, respirando mi piego in avanti con il busto, schiena dritta, vado ad allungare la gamba sinistra dietro di me, piede a martello, punta del piede verso il pavimento, il busto che si allunga, la testa in linea con la colonna e le anche in linea tra di loro, guardo un punto a terra verso il tappetino. E poi inspiro, espirando con controllo, piego la gamba davanti, porto la punta del piede sinistro a terra, allungo il busto verso l'alto, allungo le braccia verso l'alto e sono nel mio fondo alto. Il tallone spinge verso il tappetino, il ginocchio davanti è piegato 90 gradi, ginocchio in linea con la caviglia. Spalle rilassate che spingono verso il basso, palmi delle mani che si guardano. Da qui inspiro, espirando vado a portare le mani a terra, ginocchio sinistro a terra, dorso del piede sinistro a terra. Inspiro, spingo il bacino verso il tappetino, espirando cammino indietro con il sedere, vado a sedermi sul tappetino, ruoto la gamba sinistra verso l'esterno e vado a portare la pianta del piede sinistro a contatto con la coscia destra. Gamba destra attiva, ginocchio, punta del piede verso l'alto, ruoto le spalle indietro, allineo le spalle con la gamba, inspiro, stendo le braccia verso l'alto, le spalle sono sempre rilassate, espirando mi allungo in avanti, schiena dritta, pancia aperta verso la coscia e una volta che riesco a toccare la coscia lascio andare le mani verso il tappetino e afferro quello che riesco. Cerco di appiattire la schiena e unire le scapole tra di loro, guardo verso la punta del piede. Due respiri qui. Rilasso il respiro. E poi inspiro, mi allungo, espirando vengo su con il busto, mano sinistra mi aiuta a portare il ginocchio sinistro verso l'alto, pianta del piede sinistro a terra, un palmo di distanza tra la gamba e il piede, porto la mano destra dietro che mi aiuta a spingere il busto verso l'alto, vado a portare il peso sul gluteo destro, quindi il gluteo sinistro è staccato dal tappetino, allungo il braccio sinistro verso l'alto, inspiro, espirando con la mano spingo a terra per portare il busto in avanti e afferro quello che riesco, polpaccio, caviglia esterno del piede. Se sento che posso andare oltre, vado a ruotare il braccio sinistro, aggancio il ginocchio sinistro, ruoto la mano dietro e poi stacco la mano destra e vado ad agganciare la mano sinistra con la mano destra. Inspiro, allineo le spalle e espirando vado giù, cerco di portare pancia aperto verso la coscia e fronte verso il ginocchio. Rilasso il respiro, la gamba a terra attiva, punta del piede verso l'alto. E poi inspiro, mi allungo, espirando sciolgo l'incrocio delle mani, vado ad incrociare le gambe davanti a me, porto le mani a terra, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando mi riporto in quadrupedia, punto i piedi a terra, inspiro, espirando, canna faccia in giù. Sto due respiri qui, pancia aperta verso le cosce, spalle che spingono indietro, lontane dalle orecchie, sguardo le caviglie e le ginocchia, testa tra le braccia. Inspiro, vengo in avanti, posizione della panca, ginocchia a terra, dorso del piede a terra, gomiti ruotati indietro, espirando, porto petto, mento a terra. Scivolo con il busto a terra, ruoto le spalle indietro, faccio scivolare gli avambracci a terra, vado a portare i gomiti sotto le spalle, i piedi uniti tra di loro, i gomiti che spingono verso i fianchi, apro il petto, guardo un punto a terra davanti a me. Rilasso il respiro, spalle lontane dalle orecchie, viso rilassato. Inspiro, espirando, riporto le mani sotto le spalle, ruoto le spalle indietro, inspiro, gomiti stretti, vengo su con il busto,
cobra, espiro, vado giù, inspiro, vengo sulle ginocchia, espirando avvicino le ginocchia ai polsi, incrocio le caviglie e vado indietro a sedermi sul tappetino, stendo le gambe davanti a me, busto in linea con le anche, inspiro, braccia verso l'alto, espiro, mi allungo in avanti, pancia aperto verso le cosce, afferro caviglie, polpaccio, esterno del piede quello che riesco, inspiro, mi allungo, unisco le scapole tra di loro, espirando, apro i gomiti verso l'esterno e vado giù. Lascio andare ogni tensione, rilasso il corpo, rilasso il respiro. Inspiro, mi allungo, espirando, vengo su con il busto, vado a piegare la gamba destra, porto la pianta del piede destro a terra, questa volta il piede è vicino alla gamba, porto la mano destra dietro, spingo sulla mano a terra, allungo il busto, inspiro, braccio sinistro verso l'alto, espirando con il gomito, aggancio il ginocchio, entro nella mia torsione, porto lo sguardo oltre la spalla destra. Se non riesco, posso sempre afferrare con il braccio la gamba e quindi abbraccio la gamba e vado ad aprirmi nella mia torsione. Inspiro, testa torna al centro, espirando, sciolgo l'incrocio, stendo la gamba, inspiro, espiro, piego la gamba sinistra, questa volta vicino alla gamba destra, porto la mano sinistra dietro, inspiro, allungo bene il busto, allungo il braccio destro verso l'alto, espirando, gomito aggancia il ginocchio ed entro nella mia torsione, porto lo sguardo sulla spalla sinistra. Rilasso il respiro, rilasso il corpo, gamba destra attiva, ginocchio e punta del piede verso l'alto. Inspiro, testa torna al centro, espirando sciolgo l'incrocio, mi porto un po' più avanti sul mio tappetino, gambe distese, stendo le braccia davanti a me, inspiro, espirando, faccio una gobba con la schiena, metto verso lo sterno e lentamente vado a srotolare la schiena, una vertebra alla volta, spalle a terra, testa a terra, da qui inspiro, espirando, abbraccio le ginocchia, le porto verso il petto, spingo la zona lombare a terra sul tappetino, inizio a dondolarmi un po' a destra, un po' a sinistra e vado a massaggiare tutta la schiena. Lascio andare ogni tensione, mi abbandono completamente sul tappetino. E poi mi fermo al centro, inspiro e espirando, porto la fronte verso le ginocchia. Inspiro ed espiro, mi do un grande abbraccio, spingo le ginocchia verso il petto. Da qui inspiro. Espirando vado a stendere le gambe, ampiezza del tappetino, lascio che i piedi cadano verso l'esterno, rilasso le braccia con i fianchi, palmi delle mani verso l'alto, spalle ruotate a terra sul tappetino, mento che si avvicina allo sterno in modo da allungare tutta la zona cervicale, chiudo gli occhi, rilasso i muscoli del viso, rilasso le spalle, le braccia, rilasso le mani. Rilasso le gambe, i piedi, lascio andare ogni tensione. Sento il mio corpo sempre più rilassato, che ad ogni respiro si abbandona sempre di più sul tappetino. Il mio respiro che diventa sempre più profondo. Ginocchio, porto le piante dei piedi a terra e lentamente
lentamente, con gli occhi chiusi, mi giro sul fianco destro, rimango qui per qualche respiro, mi prendo il tempo per ringraziarmi per questa pratica, per il tempo dedicato a me stesso e ringrazio il mio corpo che mi ha permesso di praticare. E poi, sempre con gli occhi chiusi, lentamente mi aiuto con la mano sinistra per venire su e mi riporto di nuovo in una posizione seduta con le gambe incrociate, schiena dritta, mani rilassate sulle ginocchia, spalle rilassate, la mia attenzione è sempre rivolta al respiro e cerco di prendere consapevolezza delle mie sensazioni, delle mie emozioni. Provo a vedere se c'è qualche differenza tra ora e l'inizio della pratica. E poi porto le mani in preghiera davanti al petto, le porto alla fronte per ricordarmi di avere pensieri gentili, alle labbra per ricordarmi di avere parole gentili e al cuore per ricordarmi di avere intenzioni gentili. Strofino tra di loro i palmi delle mani e li porto agli occhi, la fronte, la testa, le orecchie, il collo, le spalle, mi accarezzo il corpo. E poi vado ad aprire i miei occhi sui palmi delle mani. E grazie, namaste.